È stata ufficialmente presentata la nuova guida dell'ATER di Teramo. Il neopresidente Alfredo Grotta, i consiglieri di amministrazione Francesca Persi e Camillo Graziano hanno illustrato gli obiettivi e le sfide del loro mandato, mettendo al centro il risanamento finanziario, la valorizzazione del patrimonio immobiliare e la ricostruzione post-sisma. Tra le principali sfide indicate dal presidente c'è il bilancio appesantito da quasi 400 alloggi ancora inagibili a 8 anni dal sisma del 2016. Solo 300 nella città di Teramo. Ci porremo come obiettivo del mandato, questo è un impegno che sento di prenderlo, ho condiviso con tutto il consiglio d'amministrazione, di riportare tutti nelle proprie case in questo quinquennio di mandato. È un'azienda che ha indubbiamente grandi criticità di bilancio, grandi problematiche. Il consiglio regionale, il governo regionale hanno dato subito prova di vicinanza, stanziando un contributo di 400.000 euro per i mancati introiti del sisma 2016, che non risolvono completamente il problema, ma sicuramente è una boccata d'ossigeno. Con quello e tutte le potenzialità del decreto commissariale, siamo certi di avere quantomeno tutti gli strumenti per poter intervenire e dare risposte ai cittadini. Non abbiamo la bacchetta magica, è solo il terzo giorno di scuola per noi, però siamo fortemente responsabilizzati e soprattutto abbiamo la ragionevole certezza di poter intervenire in maniera seria e concreta per il bene delle persone voglio anche esprimere vicinanza, perché perdere la propria casa è una mancanza, profonda e che va trattata con delicatezza e soprattutto va affrontata con grande senso di responsabilità. Un'altra questione su cui la nuova governance ha annunciato di essere al lavoro riguarda la problematica delle caldaie, per la quale sono già in corso interventi mirati alla risoluzione. Beh, è chiaro che nel 2024 non è concepibile che ci siano persone che non possono riscaldarsi, soprattutto per responsabilità della pubblica amministrazione. Quindi abbiamo già dato mandato agli uffici di fare una ricognizione relativamente all'esigenza delle caldaie per poter intervenire già subito. Vi possiamo definire una squadra forte e coesa? Sicuramente coesa. Se saremo forti, questo lo scopriremo solo in futuro.